Quindi partita questa ultima prova al femminile, presentiamo la prima delle due maschili, Alessandro Testa alla 2, Thomas Vecchiato 3, Federico Mestroni alla 4, Nicolò Trabacchini in 5, Filippo Sbrissa alla 6. E dunque corsia centrale numero 4, Margherita Panziera, circolo canottieri Aniene, come lei stesso ha pubblicato su Instagram questa mattina, ritorna dopo 5 anni in quella che è la sua vasca, nata e cresciuta proprio qui a Montebelluna, e poi si è spostata ormai da qualche stagione in quel di Roma, l'Acqua Aniene. Margherita Panziera, che in carriera ha vinto 12 titoli italiani assoluti, è primatista italiana assoluta sia in vasca corta che in vasca lunga in questa prova dei 200 l'orso, campionessa europea, titolo vinto a Glasgow la scorsa estate, e ancora finalista a dicembre ai mondiali di corta di Hangzhou, nonché medagliata di bronzo nella staffetta femminile 4x100 mista. Insomma, carriera di tutto rispetto per la veneta, classe 95, ha avuto davvero una crescita esponenziale nell'ultima stagione, con la vittoria anche ai Giochi del Mediterraneo, avvicinando il primato italiano, poi conquistato in occasione del Sette Colli e migliorato ulteriormente ai campionati europei di Glasgow e anche in vasca corta, abbiamo detto, dei suoi successi e del suo primato assoluto ottenuto a Riccione, 2-1-56. Quindi nel mirino il primato della manifestazione, che potrebbe arrivare già dalle batterie di questa mattina in attesa della finale pomeridiana. Quindi Marghe Panziera, che si va a prendere la vittoria qui a Montebelluna, chiude la sua prova con 2.08 e 0.3 e quindi migliora il primato della manifestazione già a partire dalle batterie, e la ritroveremo in finale nel pomeriggio. Elena Pravato 2.17.42, terza Larado 2.24.80. Ancora gli applausi, la vittoria Margherita Panziera.